Ok, l'ultimo argomento di questa serie di video lezioni su JavaScript come linguaggio, che appunto chiude le lezioni, i concetti e le cose che stiamo imparando su JavaScript come linguaggio, è this. This non nel senso di questo, ma this nel senso dell'oggetto, della parola chiave this, che abbiamo già visto usare, per esempio l'abbiamo usata quando abbiamo definito le classi, this.property. This.proprietà uguale qualcosa. E dobbiamo raccontare, devo raccontarvi meno brevemente come il this si comporta in JavaScript, perché si comporta in maniera profondamente diversa da come si comporta in altri linguaggi di programmazione. Allora, la keyword this è innanzitutto esiste sempre. Voi anche nel global scope potreste dire this punto qualcosa. E il fatto che esista sempre ha ovviamente dei vantaggi e degli svantaggi. Lo svantaggio è più grande quantomeno è che quando lo si chiama non si sa mai, se non seguendo le regole che adesso vi racconterò e che poi sono riassunte in fondo a queste slide. Quando si chiama, si usa this e non si sa mai se il this si riferisce a quello della funzione da cui lo si sta chiamando, se il this è quello della funzione chiamata, se il this è quello globale, a cosa punta, diciamo, questo this. Proprio perché, come scritto in questa slide, il this si comporta differentemente che in altri linguaggi di programmazione. This non si riferisce alla funzione in cui appare, tranne in un caso. This non si riferisce sempre all'oggetto corrente. Quindi se c'è un metodo di un oggetto, non è detto che quel this sia riferito a quell'oggetto. Il this non si riferisce al contesto, eventuali funzioni esterne, in cui la funzione è definita. E this non si riferisce neanche all'oggetto che ha generato la chiamata, per esempio un oggetto che ha generato un evento. Però il this è estremamente utile sia nel callback che nei metodi degli oggetti, che per esempio nelle classi. Quindi dobbiamo imparare le sue regole e capire come trattarlo, soprattutto quando lo scriviamo, sapere che lo stiamo scrivendo e quel this si riferisce a qualcosa di specifico. Giusto per fare un riferimento, noi abbiamo visto nelle classi il this. Qui per esempio, this.create, this.width. E anche qui. E così via. Anche prima, quando parlavamo dell'ereditarietà, anche qui c'era un this.name. La funzione sleep aveva un this.name.first. E questo this.name, noi in questo momento, e così funziona, in effetti, l'abbiamo interpretato come il this di questo, this costruito da questo oggetto, quindi da questa funzione. Quindi questo this.name.first l'abbiamo interpretato come questo. Adesso cerchiamo di capire perché è così e perché, per esempio, se noi qui invece di scrivere function avessimo usato una arrow function, questo codice non funzionava più, questa chiamata sleep dava un errore perché questo this non puntava più correttamente, come nelle nostre intenzioni, a questo costruttore, ma a qualcos'altro. Quindi, se invece noi di questo, se volete provare, prendete questo codice e invece di uguale function scrivete uguale freccettina e uguale aperta e chiusa tonda freccettina console.log, aperta graffa, chiusa graffa, console.log, vedete che questo smette di funzionare, cambiando solo come avete dichiarato la funzione, da una function expression a una arrow function. Questo perché? Perché appunto il this ha un comportamento particolare, tutto suo. Che è questo? Partiamo dalla regola d'oro. All'interno di ogni funzione la parola chiave this è sempre legata a alcuni oggetti specifici. Il collegamento, il binding di this dipende quasi esclusivamente, tranne un'eccezione, che sono appunto le arrow function che vediamo in fondo. Quindi, tranne le arrow function, dipende esclusivamente dal posto in cui viene chiamata questa funzione. Quindi, da dove e come la funzione viene chiamata. Non dipende, tranne che per le arrow function, da come la funzione viene dichiarata, quindi se è una function expression, se è uno statement, se è un riferimento passato, se è un metodo all'interno di un oggetto,
non dipende da questo e ovviamente non dipende neanche da dove la funzione è dichiarata. A livello globale, quindi function uguale, come prima riga, come prima istruzione della riga, come proprietà di un oggetto, quindi come un metodo, nested, quindi una funzione dentro una funzione, e così via. L'unica eccezione è questa arrow function. Quindi tutto quello che diciamo vale per tutte le funzioni, vale per tutti gli oggetti, tranne quando si usano le arrow function, che hanno un suo comportamento, più delicato, più conservativo, che vediamo in fondo. Quindi, visto che il binding di this dipende esclusivamente, tolte l'arrow function, dal sito in cui viene chiamata, quindi come la funzione è chiamata, cerchiamo di capire che cos'è il sito di chiamata di una funzione e come facciamo a localizzarlo, a trovarlo. Come facciamo a trovarlo il sito di chiamata? Allora, immaginiamo di essere in una funzione che viene appena chiamata, andiamo uno step indietro. Nel call stack, nello stack di chiamata che abbiamo visto quando abbiamo parlato degli event loop, e controlliamo dove eravamo appena prima di questa chiamata. Quindi noi abbiamo una chiamata alla funzione prova, noi ci mettiamo nella funzione prova e diciamo ok, prova, dove è stato chiamato? È stato chiamato da un'altra funzione? È stata chiamata dal global? Se è stato chiamato dal global, il call site era global. Se stiamo chiamando un'altra funzione, il call site era quell'altra funzione. E il this è il this del global o il this dell'altra funzione. Ovviamente la stessa funzione può essere chiamata da posti diversi in tempi diversi. E quindi il sito di chiamata per quella specifica informazione è la sola informazione importante. Noi, per esempio, potremmo avere una funzione che abbiamo chiamato prova, che viene chiamata dal global alla linea 5, quindi dal file JavaScript senza nessuna classe, senza essere dentro nessuna funzione, e poi la funzione prova che viene chiamata da un'altra funzione a sua volta. E quindi in quel caso la stessa funzione prova, dato che è invocata due volte in due posti diversi, avrà due call site diversi, nel global, il primo caso, e nella funzione che la contiene, che la chiama, nel secondo caso. Facciamo un esempio, se volete potete poi prendere questo. E questo codice essenzialmente è provarlo sul latent flip, che è quel sito di prima dove c'era il call stack, dove c'erano le API per l'event table, dove c'era l'event loop e quant'altro. Quindi a noi mi interessa solo lo stack. Allora prendiamo questo codice. Questo codice dichiara una, due, tre funzioni, una che si chiama buzz, una che si chiama bar e una che si chiama fo, e poi nel global chiama buzz. Quindi qual è il call site? È già ovviamente scritto. Il call site di buzz, chiamato qui, è ovviamente global. Perché? Perché noi ci mettiamo dentro la funzione buzz e diciamo chi è che ci ha chiamato questa volta? Ci ha chiamato questo. Benissimo. E ora la funzione buzz chiama bar. Ok, quindi mettiamoci dentro bar e diciamo chi è che chiama, qual è il call site di bar? Il call site di bar non sarà global, non più, ma sarà buzz. La funzione bar chiama poi fo. Fo viene chiamata qui, quindi noi ci mettiamo all'interno della funzione fo e diciamo chi è che ci ha chiamato? Ci ha chiamato bar. E questo è visibile bene dallo stack. Vedete, fo è chiamato da bar. Bar è chiamato da buzz. Buzz, non avendo niente prima nello stack, è chiamato dal global. Quindi questo, se voi lo immaginate in questo modo, è facile, basta guardare il livello prima nello stack, altrimenti basta guardare chi è che chiama in quel momento specifico la funzione. Se noi avessimo fo chiamata di qui, in questo caso, quando verrebbe chiamata qui, fo avrebbe come call site bar, il fo chiamato subito sotto buzz avrebbe come call site global. Quindi due invocazioni diverse hanno due call site diversi. Allora, abbiamo qualche regola per capire il this come si comporta nei vari casi. Allora, la regola 1 è la regola del default, l'invocazione standard, l'invocazione da sola della funzione, tipo let a uguale fo, o il nostro buzz di prima. È una normale chiamata funzione e questa è la regola di default che si applica se tutti gli altri casi speciali non si applicano. È un po' come se avessimo uno switch in cui ci sono tanti case e questo è il default. Quando siamo in strict mode, in questo caso, quindi in questo caso di buzz, il this dentro la fo invocata, diciamo, è
undefined. Sempre. Nello strict mode il global, il this dentro il global, è undefined. Quando non siamo in strict mode, il this dentro la funzione for è l'oggetto globale, il this che contiene tutto. Quando non siamo in strict mode, noi saremo sempre in strict mode, quindi questo è giusto per saperlo. Cos'è l'oggetto globale? Può essere global di Node.js oppure window se siamo dentro un browser. Quindi un oggetto che si chiama global o un oggetto che si chiama window che ha le sue proprietà. Global, ripeto, in node e window in un browser. E comunque l'oggetto globale. Allora, dato questa peculiarità, dato che in strict mode è, non è definito, è inutile, non c'è una ragione per usare this nel globale e quindi mai usare this dentro funzioni che vengono chiamate in modalità standalone, quindi che vengono chiamate globale, quindi mai usare un this qui dentro in questa funzione che viene chiamata esclusivamente da qua. Porta o undefined o pasticci. Quindi la regola 1, che è quella di default, è quello che succede e quindi se noi qui avessimo chiamato this avremmo ottenuto undefined, perché se questo fosse in strict mode ovviamente questa è chiamata dal global. La regola 2 riguarda l'implicit binding. Quindi quando abbiamo una funzione che è chiamata nel contesto di un oggetto, quindi oggetto.for, studente.sleep, come prima. A questo punto for è una proprietà dell'oggetto e può essere definita in vari modi. Può essere definita come qui, quindi abbiamo l'oggetto, il nostro oggetto studente di prima, per esempio, e quindi abbiamo for, o il nostro oggetto persona di prima, e quindi abbiamo la variabile, la proprietà sleep, che era collegata a sleep funzione che poteva essere definita prima, dopo e quant'altro. Quindi, oppure può essere definita direttamente qui for due punti function expression che definisce il contenuto di for, che in questo caso è console.log this.a. In questo caso, questo this si riferisce a questo oggetto, quindi alla specifica istanza del valore in cui è chiamato. Quindi this.a si riferisce a questo a uguale 2, quindi object.for stampa praticamente 2. Notate che qui ho detto definita da qualche parte, in modo normale, oppure definita inline con una function expression, non con una arrow function, perché l'arrow function ha un suo comportamento diverso. Quindi questo è l'analogo di quello che abbiamo visto prima quando parlavamo delle classi. La funzione sleep è solo un altro modo di definirla, ovviamente senza la parte di ereditarietà. Bisogna però fare attenzione perché si può rischiare di perdere anche in qualche modo il reference all'oggetto. Allora, prendiamo questo esempio di codice che è identico a prima tranne quest'ultima riga. Abbiamo la funzione for, abbiamo l'oggetto che definisce la proprietà a uguale a 2 e la proprietà for, che è il metodo for, che si riferisce a questa funzione, e poi però non chiamiamo direttamente for, ma facciamo un riferimento a for. Diciamo che dentro bar c'è il riferimento alla funzione for. E a questo punto chiamiamo bar. Cosa succede se a questo punto chiamiamo bar? Che seguiamo la regola del call site, il call site diventa global, ovviamente, perché bar chiama for, attraverso l'oggetto, ma chiama for. E quindi il this non è più quello dell'oggetto, perché è bar che chiama for, non è più quello dell'oggetto, ma è quello globale. Quindi in questo caso questo this è undefined, quindi undefined.a se fossimo in strict mode. Un altro esempio. Abbiamo il nostro oggetto di prima, abbiamo la nostra funzione for, abbiamo una funzione do for, dove, a cui passiamo fn e chiamiamo fn da questo punto. E poi chiamiamo questa funzione dofo, a cui passiamo di nuovo il riferimento alla funzione for. Quindi non chiamiamo la funzione for, ma gli passiamo solo il riferimento a questa funzione for. Quindi questa funzione dofo entra qui, chiama qui for. Quindi call site qual è? Questo è l'invocazione, il call site è un passo prima, quindi è la funzione dofo. Quindi questo è il call site. E quindi il this è il this che viene definito qui e non il this che viene definito qui. Quindi se è vero che c'è questo implicit binding quando abbiamo un caso semplice in cui c'è un metodo che chiamiamo direttamente, è anche vero che
Se noi invece di chiamare direttamente la funzione usiamo un reference alla funzione, questo non vale più e cambiamo la proprietà del this utilizzando sempre il concetto di qual è il call site che utilizziamo. Quindi bisogna essere molto attenti se passiamo il riferimento della funzione, perché a questo punto perdiamo il riferimento dall'oggetto specifico e quindi viene applicato il default binding. Quindi, come regola generale, se possibile, sempre passare oggetti, mai funzioni, se volete ovviamente una funzione che abbia il this. Questo non vale, per esempio, nel caso della closure che abbiamo visto qualche settimana fa. Perché? Perché in quel caso non avevamo un this in utilizzo, ma se abbiamo una funzione che utilizza il this, se questa facesse console.log prova, non ci sarebbe nessun problema. Ma se abbiamo il this, ovviamente è meglio se qui avessimo passato l'object e avessimo chiamato bar.fo. Quindi avessimo detto che bar e object sono la stessa cosa. E quindi bar.fo avrebbe chiamato questo, dato che sono la stessa roba, sarebbe stato uguale 2. Quindi se abbiamo un this, è sempre meglio passare l'oggetto invece che il riferimento alla funzione. Passare il riferimento all'oggetto invece che il riferimento alla funzione, tanto sempre di riferimento si tratta. La terza regola è un binding esplicito. Quindi cosa succede quando chiamiamo una funzione indirettamente? Per esempio col metodo call, che abbiamo utilizzato quando abbiamo parlato delle classi, per chiamare il costruttore di person da student. Questo call e questo apply si applicano, sono molto simili, sono tutti due metodi di call, e entrambi, come abbiamo visto, call l'abbiamo visto, abbiamo passato come prima cosa il this, la prima, perché in questo caso chiamiamo un metodo, una funzione, che è for in questo caso, passando l'oggetto che vogliamo attuare il riferimento. Allora, se voi ricordate, possiamo andarlo a vedere, quando l'abbiamo fatto da qui, cerchiamolo uno più grosso, eccolo qua, abbiamo passato this come primo parametro. Quindi abbiamo passato la keyword, il riferimento a questo corpo della funzione, a questa chiamata. Quindi abbiamo chiamato call con questo this.net con questi parametri e questo this non è più il this di person ma il this di student perché gliel'abbiamo forzato, gliel'abbiamo passato qui come primo parametro della call. Quindi la call e l'apply sono le uniche due funzioni in JavaScript che sono native, che si possono utilizzare per tutti i tipi di funzioni, per tutti i tipi di oggetti che hanno questa funzionalità. È possibile passare il contesto, è possibile passare il this a cui si riferisce. Quindi in questo caso chiamiamo il costruttore di person, ma con il this proprio di student. E quindi il call site lo forziamo ad essere quello di student. In questo caso, appunto, facciamo un bound esplicito all'oggetto perché glielo passiamo. Poteva essere this, poteva essere qualcos'altro che ci interessava. E questo ovviamente se in una function property come prima funziona in quel modo, ma questa call si può anche usare in un codice così, in cui questo praticamente è come se facessimo object.for, anche se for non fosse una proprietà di object. Esattamente come prima abbiamo fatto person.call con this. Ma anche questo binding esplicito potrebbe perdersi, come in questo caso, se noi passiamo la funzione, il riferimento alla funzione invece di passare l'oggetto. E possiamo, se vogliamo, forzare il binding a una specifica funzione usando il metodo appunto bind, per costruire appunto questo legame forte tra un oggetto e una funzione. Quindi, per esempio, potremmo fare for, che è sempre il nostro funzione di prima, appunto bind object. In questo caso colleghiamo fortemente object con for. E quindi quando chiamiamo new for con eventuali parametri, che sono gli stessi parametri di for, il this definito dentro for è il this di object, è questo object. Quindi il this.a che è definito dentro for, quando chiamiamo new for, sarà la a che è il parametro a che è definito dentro object. E questo sarà sempre collegato ad object, a questo specifico object. Infine, l'ultima regola, prima delle arrow function,
quando un oggetto e il binding che avviene con la parola chiave new. Quando un oggetto è creato con un costruttore, quindi attraverso il new, la funzione è legata a questo oggetto appena creato. Quindi quando facciamo così, new for, che potrebbe essere maiuscolo se fosse una construction function, all'interno di for il this si riferisce al nuovo oggetto, all'oggetto che è stato creato, che sarà poi, che è stato creato all'interno di for. Quindi il this, e questo this non è il this globale, come abbiamo visto prima. E come funziona il new? Questo ci può essere più chiaro, ci può essere ben collegato a quello che abbiamo visto prima sulle classi. Quando noi facciamo new costruttore, prima di tutto viene creato un nuovo oggetto, costruito. Poi il nuovo oggetto è linkato al prototipo corrispondente, da function. Questo oggetto costruito ha un binding a this su se stesso. E poi, a meno che la funzione non ritorna un altro oggetto, questa funzione func, questo costruttore, quello che fa questa funzione automaticamente, se non ha un return esplicito di un altro oggetto, ritorna il riferimento in un certo senso a this all'oggetto stesso e lo memorizza dentro object. Quindi questo oggetto creato, costruito temporaneamente, viene poi memorizzato in questa variabile. Quindi, riassumendo, questo è un sommario di quello che abbiamo già visto. Se la funzione è chiamata con new, in questo caso this è il new dell'oggetto appena creato, quindi quello definito in for, come abbiamo visto prima. La funzione è chiamata con call or apply, se è questo, allora il this è quello collegato a questo object 2 passato come primo parametro di call o come primo parametro di apply. E la funzione è chiamata con un contesto, quindi per esempio come metodo di un oggetto, in questo caso il this è riferito a questo oggetto, a meno che, come abbiamo detto prima, non iniziamo a passare riferimenti di funzioni in giro, altrimenti c'è il default binding, che in strict mode è undefined, altrimenti è l'oggetto globale, che si chiama global, come vi ho detto, in node e window in browser. L'eccezione a tutta questa regola sono le arrow function. Allora, se voi ricorderete, io vi ho detto, quando abbiamo parlato delle funzioni, nested, quindi inglobate l'una dentro l'altra, vi ho detto per le funzioni nested preferite quando possibile le arrow function. Perché preferite le arrow function? Per questo motivo, perché tutte le regole che abbiamo visto finora non si applicano alle arrow function. Le arrow function hanno un this proprio dallo scope a cui si riferiscono. Quindi direttamente da call site. Questo è estremamente comodo per gli event handler e il callback. Guardiamo questo esempio. Abbiamo una funzione for che chiama un setTimeout che chiama una arrow function che è this.a. E poi abbiamo un oggetto che definisce a. Se noi chiamiamo for.call di object, leghiamo l'oggetto a for, e quindi a questo punto il for è questo qui. E allora è adottato lessicamente da qua, perché noi abbiamo detto che for è collegato con l'oggetto esplicitamente. Allora for ha un this e dentro questa arrow function il this è questo quello disponibile subito prima del timeout. Altrimenti, se avessimo fatto una for arrow function senza questo call, il this sarebbe stato quello definito all'interno di for, se for fosse stato direttamente lei un arrow function. Questo è quello che succede, questo è un riassunto di quello che succede. Quindi la regola d'oro è sempre controllare qual è la call site, e tranne appunto evidenti problemi, e il this è tipicamente quello del call site con le varie per eccezioni, no? Con la versione del new, allora è il suo, se è esplicito ovviamente è quello che viene passato esplicitamente, se è quello dell'oggetto è quello dell'oggetto che la definisce, quindi appunto il call site, altrimenti è il default binding. Queste sono le reference per questa parte quel libro che vi ho raccontato nella prima lezione, che è un libro
gratuito in questo momento, gratis, la prima edizione, e in scrittura la seconda, che appunto parla di queste cose.